Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenute le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione. Carissimi, carissime, è proprio un segno di comunione celebrare in questa bella e antica chiesa voluta da San Carlo Borromeo in maniera congiunta i 100 anni di fondazione della famiglia paolina e i 90 anni di dedicazione di questa chiesa di San Pietro in Sala. Giustamente Don Sante ha fatto riferimento al carattere aperto di questa parrocchia e questo carattere può fondarsi solo sulla comunione integralmente vissuta, non certo interpretata come puro esito dei nostri necessari sforzi, ma piuttosto accolta come iniziativa della Trinità nella nostra vita, iniziativa che Gesù ci ha fatto conoscere nel profondo lungo la sua esistenza terrena, mediante l'offerta del suo corpo per liberarci dal peccato e dal terrore della morte, e che lo spirito di Gesù risuscitato attraverso il corpo e il sangue eucaristico che ieri sera abbiamo celebrato per le vie della periferia milanese rende esperienza reale. Quindi il primo elemento che l'arcivescovo vuole richiamare è il senso bello di comunione che emerge da questa Eucaristia che insieme la parrocchia e la famiglia paolina ha avuto l'idea di celebrare. Certo, abbiamo fatto riferimento alla grande difficoltà che noi cristiani abbiamo nel vivere la comunione. Ne perdiamo il senso verticale, la riduciamo troppo spesso al metterci d'accordo, al tentare di essere accomodanti, al superare eventuali difficoltà, dissidi, incomprensioni. E perché questo avviene? Forse il Santo Evangelo di oggi può aiutarci a trovare una risposta. Perché non siamo coinvolti in maniera diretta e personale con il Figlio di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo, che di questa comunione è la genesi. E quindi dobbiamo fare nostro questa sera quel singolare dialogo che si svolse tra le rocce di Cesarea di Filippo, tra Gesù e i suoi. Gesù li affronta a ben vedere come affronta noi questa sera in maniera un po' indiretta. È strana quella domanda sulla sua bocca. Chi dice la gente? Cosa dice la gente di me? È una domanda che mostra quanto il livello di incarnazione di Gesù sia radicale, si immedesima nella sua umanità con il nostro modo di procedere. Quante volte ci interroghiamo, magari in maniera esasperata e anche in maniera eccessiva, sull'immagine che noi diamo di noi stessi, perché sappiamo quanto sia importante oggi l'immagine e perché magari soffriamo ancora di immaturità, di autocentrature e non siamo capaci di essere liberi dall'immagine che gli altri rimandano a noi di noi stessi. Ma vediamo che in Gesù non era tanto questo l'intendimento e lo scopo primario, pur umanamente è comprensibile perché è naturale che in una società come la nostra, soprattutto per il suo carattere plurale, la nostra realtà, la realtà cristiana venga narrata da tutti, anche da coloro
che la vedono solo dall'esterno. È comprensibile ed è anche auspicabile a molti livelli, perché questo ci insegna molte cose. Ma ciò che alla fine resta sostanziale e decisivo è come noi narriamo noi stessi, è come io, come tu, come ognuno di noi sente il rapporto con il Signore come genetico della sua vita di fede e del suo cammino di comunione. Allora diventa stringente la domanda: ma voi, cioè tu chi dici che io sia? Questa è la radice di tutta la questione. E Pietro trova, per la potenza dello Spirito Santo, la risposta che ben conosciamo: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Domanda: è così per me? È così per noi? È questo centro affettivo della nostra vita, della nostra esistenza, del nostro io, Cristo Gesù, il Messia, colui che ha dato la sua vita per ognuno di noi? Questa è una domanda che dobbiamo inevitabilmente porci in una occasione di festa come quella presente. E dove conduce questa domanda? Tutt'altro che al ripiegamento su di sé del cristiano, tutt'altro che alla chiusura, ma, come ci ha narrato il libro degli Atti degli Apostoli, chi ero io, dice Pietro, per porre impedimento a Dio? Più ognuno di noi va al cuore della sua fede e affronta nel quotidiano l'imponenza di Gesù nella sua vita come espressione del Dio trinitario, oggi troppo spesso lasciato ai margini e agli angoli, allora tanto più uno si spalanca realmente, l'orizzonte del mondo si apre e percorre realmente tutte le vie dell'umano. Lo fa a partire da un amore che diventa capace di quell'oblazione, di quell'oblatività, di cui non mancano tanti esempi nella nostra Chiesa milanese, nella Chiesa in generale e anche nella nostra società civile ambrosiana. E mi piace citare in proposito una bella frase di Don Alberione, che ho sentito come particolarmente efficace ed attuale. Tutta la vita umana deve essere coinvolta nella vita di fede. Nessuno e nulla deve restarne escluso. Sottolineo quel nessuno e nulla deve restarne escluso. La potenza della fede genera questa apertura realmente secondo l'intero, realmente cattolica, realmente a 360 gradi. E questa apertura che va verso l'umano, cioè tutta l'esistenza dell'uomo, tutto l'uomo in tutte le sue componenti, in tutte le sue dimensioni corporali e spirituali, e che va verso tutta l'umanità, lo fa perché spontaneamente, dalla gratitudine per il dono del rapporto personale con Gesù nella fede vissuto nella comunità, spontaneamente per questa gratitudine sente il bisogno di dare gratuitamente. Allora si capisce bene perché celebriamo insieme questa festa. E il tema della nuova evangelizzazione è strappato all'astrazione. Qui abbiamo l'esempio di modalità di uscita verso il mondo intero. La grande creazione di Don Alberione, questa intuizione geniale che rimonta ormai a 100 anni, di servirsi di tutte le modalità, di tutti i mezzi e di tutti anche i nuovi strumenti mediatici per raggiungere
ciascun uomo in ogni posizione, penso alla grande importanza che continua ad avere l'idea stessa di una rivista che si chiami Famiglia Cristiana e che sappia mostrare l'umanissima potenza della famiglia vissuta secondo la fede. Ma in questa stessa parrocchia noi abbiamo l'esempio dell'Associazione dei Semprevivi, che è un'altra modalità di evangelizzazione, perché la carità, sappiamo, intesa in senso autentico e nobile, è ciò che legittima per finire la verità, è ciò che la rende accessibile e comprensibile ad ogni uomo. Quindi la nuova evangelizzazione trova proprio in queste espressioni una modalità di proporsi e mai di imporsi, di accogliere, di mettersi in ascolto, di capire le ragioni anche di chi ha radicali obiezioni nei confronti della visione cristiana di vita, per cercare di ridire il motivo della speranza che è in noi. E anche se per il mondo dei media il momento è difficile e probabilmente lo sarà ancora di più negli anni a venire, è molto importante per la famiglia paolina restare fedele all'intuizione di Don Alberione e trovare i modi e le strade, nella semplificazione se necessario, ma anche nella tenace riproposizione di queste forme e di questi strumenti. E voglio concludere ringraziando Don Sante, che mi ha mandato un'amplissima relazione sulla grande vitalità di questa parrocchia. Non cito tutte le realtà belle di cui ho potuto leggere, ne ho citata una sola, assai significativa, ma quelle normali, quelle che investono il quotidiano, perché il punto di critico del momento che stiamo vivendo, di questo passaggio travagliato ma pieno di avventura al nuovo millennio, il punto critico è il quotidiano, che ne è dell'imponenza di Dio nel mio quotidiano, che ne è dell'imponenza di Gesù Cristo nel mio quotidiano. Questo è il punto. Come diventa la forma dell'azione? Un'azione che deve affrontare le dimensioni normali, quella affettiva, lavorativa, del riposo, del male fisico, del male morale, dell'edificazione della società giusta, dell'educazione, come nell'azione quotidiana della comunicazione, come in questa azione passa la forma cristica dell'io, la risposta alla grande domanda: ma voi chi dite che io sia? Amen.